Carissimi amici della Pognatomia, buona domenica e scusatemi il ritardo sera, quasi sera, perché io penso che ci metterò un anno. Adesso guardate, adesso che sto registrando sono le. Non riesco neanche a leggere io, 3 meno un quarto, però è lunga. Meno il mio sistema ci mette un po'. Poi sono pesanti questi file, quindi chissà che ora mi vedrete. Comunque, l'infezione. È andata, io sto benissimo e quindi possiamo continuare. Adesso c'è da aspettare quei giorni utili che il medico mi dirà per poter uscire di casa e insomma, tutto a posto. Bene, allora io oggi però volevo ringraziare perché oltre ai dottori, dottor Giancarlo, come ripeto ancora una volta perché ci segue, e poi altri dottori che mi hanno seguito da Torino. Anche chi ha pensato preventivamente di darmi una mano, che è Mei Zhao, che è la ragazza che mi manda da provare i pennelli di Essilor Cosmetic, che appena saputo, pensate voi, che c'è stata, che c'era l'epidemia in Italia, mi ha spedito dalla Cina e mi ha regalato delle mascherine. Ora, che è una cosa che non si trovano. Io mi sono trovato un pacco, spedito tra l'altro con un corriere, devo dire, non di quelli che ci mette un mese, quindi ci mette pochi giorni dalla Cina in Italia, e mi ha mandato le mascherine che mi saranno utili quando potrò tornare a fare una vita normale. Quindi voglio dire, questo è un gesto che io apprezzo moltissimo e voglio ringraziarlo oggi, recensendo un pennello che mi ha spedito all'epoca e che io non ho mai avuto modo di recensire, che è questo. Appena fatto la doccia, ho tagliato i capelli perché ho comprato su Amazon una macchinetta. Maiale Tasso, Maiale Tasso di Essilor Cosmetic. Sono ricordo se avessi già. Comunque è un pennello molto performante. Con setole di maiale misti a tasso. Per ringraziare me, che devo dire che ho avuto questo pensiero che non è da tutti. Allora, oggi Sua Maestà. Ta-da-da. Timeless. Acciaio, manico Barberpol, un gioiello, già armato, 0,69-68 esposizione, molto delicato, già armato in questo caso, io l'ho già armato prima, con una potente Kai. Eccola qua, guardate che roba. Il modello che adesso per recuperarlo butto giù tutto sicuramente. No, il modello in ottone, in bronzo, scusate, e questo invece acciaio. È un'altra cosa, come secondo me. Questo è bello, affascinante tutto quanto, questo è un gioiello. Costa anche come un gioiello, quindi lo ammetto. Me lo sono regalato per Natale, ordinato prima di dicembre, è arrivato a gennaio, quindi immaginatevi il casino che ho fatto dal rasoio. Quindi per provare un pennello in maiale tasso, io pensavo a un sapone duro. Un sapone duro e rispolvero il mio Varesino 70° anniversario. Ah, col mio nuovo olfatto delicato. Allora, mettiamo un po' d'acqua. Un pensiero va chiaramente a tutti gli italiani che stanno lottando contro questo fetente virus, che con augurio che possano superarlo anche loro. E ci vuole pazienza, ci vuole tempra, ci vuole fortuna e ci vuole un'assistenza importante per certi casi. Per fortuna tanti altri casi si risolvono felicemente. Questo deve essere una. Però. E qui faccio la morale, non bisogna in questo momento cedere, bisogna continuare a fare la vita da castigati, stare in casa, uscire per meno indispensabile. Io oggi vedevo già gente con lo skateboard, con il monopattino, capisco, oggi fa caldo, a chi non avrebbe voglia, anch'io avrei voglia di andare a farmi un giro con il monopattino elettrico piuttosto che andare a fare a correre, vado tutta pirulana adesso, cioè. Perché purtroppo bisogna aspettare che questa curva scenda al punto da consentire, perché guardate, più noi facciamo
facciamo i furbi, più noi siamo costretti a casa, quindi non è un sistema. Purtroppo viviamo una situazione che è unica nella nostra storia, almeno io ho 45 anni, quindi non ho mai vissuto una situazione del genere, penso tanti altri di voi, forse in guerra, ecco. E quindi nessuno forse l'ha vissuta, però bisogna avere pazienza. Bisogna avere pazienza e tenere duro, perché sennò è finita, cioè sennò troppa gente anziana, ma anche non anziana, voglio dire, quella persona che è deceduta, che faceva la scuola per dare consigli, non era per niente anziana. Anche non anziana, che magari o è presa male dal virus, oppure predisposta, oppure una malattia sottostante, oppure anche semplicemente a sfortuna. Quindi bisogna stare molto attenti anche per se stessi e per gli altri. Chiuso la parentesi, non ne parliamo più. Guardiamo avanti. Allora, bagno il viso, appena fatto la doccia, tagliato i capelli con la macchinetta per i capelli, vedete un po'. Fatta arrivare da Amazon, è arrivata oggi. Infatti volevo aspettare per fare video che era la macchinetta per i capelli, perché almeno mi vedevate un po' l'onore del mondo, no? Allora. Ecco, maiale tasso, molto, molto robusto, e preleva dal sapore duro una quantità di sapone. Spero sufficiente per quell'acqua. Spero sufficiente per i miei bisogni. Ciuffo molto coriaceo. Effetto scrub. Un po' gratta, ma no, non fa male, eh? Quasi piacevole. Per correttezza, come io ho sempre detto, siccome questo prodotto mi è stato regalato, io vi lascio il link a chi fosse interessato, ma sottolineando che io non ne ho un euro, cioè nel senso che semplicemente me l'hanno dato in testa, quindi io per correttezza. Metto il link. Voglio ancora un po' di sapone, quindi un po' d'acqua. Monta bene, ma resino è un burro. Eccoci qua. Andiamo con il timeless, vediamo un po' come va. È vero. Barbari 3 giorni, palla da biliardo su tavolo d'ardesia con le caie. Assolutamente.
qua. Il pelo andato, eccezionale questo rasoio, eh? Bilanciamento, tutto quanto. Qui c'è col viso, c'è col rasoio. Ma stiamo parlando di un rasoio veramente dalle prestazioni molto elevate. C'è un bell'obliquo. Bambino che piange. E anche i bambini che stanno in casa si rompono. Però va fatto. Ecco qua, non ho aggiunto acqua perché mi piace questo montaggio così. Ecco qua. Guardate che maneggevolezza che questo rasoio. Molto molto impressionante. Scalloped. Con il modello Scallop, con i vari decori. Volendo si può anche scegliere liscio. De gustibus. Un bell'obliquo. Eccoci qua. Siamo a contropelo? Dai. Ma è inutile, eh? Molto leggero. Contropelo. Passate lunghe, ben distese.
Eccolo lì. Un po' di face mapping. Un po' di rifiniture, ma stiamo proprio andando a cercare il pelo nell'uovo, c'è un BBS pazzesco. Ci apriamo! Tamponiamo. Tutto perfetto. Tutto da manuale oggi, eh? Ma d'altronde con uno strumento del genere è difficile sbagliare, è una lama del genere. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Cerco di chiudere il sapone e la lama. Allora, saponificio Varesino, 70° anniversario, un burro, sapone di altissima qualità, molto protettivo e in abbinamento con un ciuffo come questo qua, tasso maiale, va benissimo, perché questo va a scavare molto bene, non si rovina e funziona perfettamente. Adesso mettiamo però dopo barba, sempre nel Varesino. 70°, guardate com'è torbido quando lo agita, guardate. Un odore che non saprei descrivere, però lo sento, e questo è già ottimo, però non saprei descriverlo. Lo sento molto forte, anzi. Comunque mi piace, non saprei descriverlo. Settantesimo, non c'è niente di più. Eccolo qua. Comunque è coerente con il sapone come profumazione e devo dire che la qualità è effettivamente molto alta. Come alta la qualità di questo pennello di Essence Cosmetic che ha trovato questo ciuffo, piacevole perché fa un po' di scrub. Ed è un compromesso, appunto, come tutti i tasso maiale, fra la morbidezza del tasso e la con il fatto che il maiale è coriaceo. Ecco. Comunque, ottimo ciuffo, un pennello che mi ha abbastanza soddisfatto e promosso. E qui poi passiamo invece alle cose serie, ma anche, non che non siano serie le altre, ma faccio per ridere. Qua c'è il timeless, ragazzi. Qua c'è la Kai, che non si prende mai così, ma io con l'esperienza che ho posso farlo, perché lo so. Ma voi non fatelo. Allora, cerchiamolo un secondo. Cerchiamo anche la base. Qui siamo di fronte a un prodotto che fa parte dell'empireo dei rasoi, secondo me. Probabilmente in una... Siamo sempre lì, in una... ipotetica top 5, questo ci sta. Non mi chiedete gli altri, mi mettete in difficoltà, cioè ne ho tanti che potrebbero starci, ma questo ci sta di sicuro. Non era assolutamente regalato, anzi è molto caro, ma cioè, io non mi permetto di dire se è tanto o se è poco, ma insomma è un pezzo eccezionale. Pezzo eccezionale, guardate che pettine, vi faccio vedere smontato. Scalloped, guardate che pettine, guardate che roba, guardate la finitura dei particolari, l'incisione, guardate la scritta timeless, l'impugnatura e guardate la pesante e massiccia base. Con la scritta timeless, che vuol dire per sempre, un rasoio per sempre
che la famiglia che lo produce ha pensato proprio così, facciamo un rasoio che sia per sempre. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti quelli che mi hanno chiesto come sto, come vedete benissimo, tutto a posto, tutto passato, e insomma è andata bene ragazzi, che vi devo dire? Sono contento. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con, spero, altre cose da provare, ma anche cose che vi ha già provato, perché non è che io posso in questo momento comprare chissà cosa, però. Va bene, un abbraccio a tutti, non so a che ora vi vedrete, comunque buona barba e buona settimana a tutti. Ciao a tutti.